Il Circolo Canottieri Napoli festeggia il compleanno numero 109 con un graditissimo ritorno. Archiviata la lunga pausa causata dalla pandemia, si rivedono le Olimpiadi giallorosse, tradizionale doppia sfida tra vecchie glorie del Molosiglio e giornalisti partenopei, che si gioca come di consueto tra i campi in terra rossa e la piscina scoperta con vista sul Vesuvio. Nel match di tennis ad avere la meglio sono gli uomini della Canottieri, ma in vasca la partita di pallanuoto è appannaggio della selezione guidata dal capitano delle penne, Antonio Sasso, e rinforzata da acquisti eccellenti come il portierone Paolo Trapanese e l'inesauribile Enzo Massa. Si chiude in perfetta parità, 1-1, l'edizione 2023 delle Olimpiadi giallorosse che viene dedicata a Rosario Mazzitelli, lo storico ufficio stampa del circolo vittima del Covid nel 2020. A fine mattinata la moglie di Rosario, Nuccia, partecipa al momento delle premiazioni al fianco del presidente della Canottieri, Giancarlo Bracale. Una bellissima atmosfera di festa, glielo devo dire, glielo confermo. Si era interrotta purtroppo per la pandemia, si era ridotta anche perché abbiamo perso il nostro addetto stampa che era un pochettino l'artefice di questo, Rosario Mazzitelli. Però adesso oggi ritorna e soprattutto ritorna nel nome di Rosario Mazzitelli. Questa è stata proprio la mia volontà, uno dei primi atti, anzi direi proprio in ordine cronologico il primo atto mio, cioè quello di dire si rifaranno le Olimpiadi giallorosse e si chiameranno memoria a Rosario Mazzitelli. Tanto perché le ha volute fortemente, poi perché lui è un indimenticabile addetto stampa che ha lavorato tanto per il circolo, ha amato tanto per il circolo, si è prodigato tanto per il circolo, mi è sembrato un doveroso ricordarlo in questo modo, anche in questa atmosfera di festa con tutti i suoi colleghi che gli sono stati sempre intorno. Giovanni Mazzitelli ritorna all'appuntamento con le Olimpiadi giallorosse, un appuntamento che era particolarmente caro a tuo padre che è stato per anni il promotore, adesso non c'è più, è sempre con noi nei nostri cuori, quindi cosa significa per te anche questo momento? Ma tornare qui mi fa venire alla mente determinati specifici passaggi vissuti con lui che non dimenticherò mai, perché aver inventato negli anni appunto in cui lui ha partecipato al sodalizio, che sono stati più di 30, un fenomeno sportivo in cui si incontravano tutta una serie di ex campioni, per me ha sempre ricordato quello che per lui era un aspetto fondamentale, ovvero il concetto del convivio, poter ritrovarsi insieme, vivere un momento tanto sportivo quanto di passione e di amicizia e poi dopo scambiarsi anche alcune idee sul futuro dello sport campano. Quindi per esempio in questo caso era molto importante, dove lui era estremamente legato alle attività natatorie, essendo l'ufficio stampa del Comitato Regionale Campano della FIN, anche parlare sul futuro della pallanuoto in un momento delicato in cui c'era un passaggio importante, in cui le squadre del nord sono tornate ad essere molto molto egemoni e quelle del sud, specialmente quelle campane, ancora vogliono dire la loro, ma faticano in un mercato ovviamente contratto.